Ciao a tutti, eccoci qua con un altro video. Oggi ho deciso di fare il video tag il mio amico peloso, che, in cui bisognerebbe praticamente rispondere a 10 domande per quanto riguarda il vostro animale domestico. Quindi, visto che ho un animale domestico, mi è sembrato carino fare questo video. Le domande sono 10, chi ha visto questi video li conoscerà sicuramente perché più o meno sono quelle normali. E niente, iniziamo subito. Come si chiama? Si chiama Dolly, non l'ho deciso io il nome, l'ha deciso mia mamma, non so perché, però vabbè, ci siamo adeguati. Ok, come potete vedere, guarda, non la tengo neanche in braccio perché non ce la fa. È un miracolo che sia rimasta qui, che rimarrà qui per tutto il video. Quindi se rimarrà per tutto questo video e non scapperà come fa sempre, sarà una bella riuscita. Che animale è? È un gatto, lo vedete benissimo. Che razza è? Sinceramente non lo so perché non ce l'hanno mai spiegato. Però sembra un certosino, se si vede dal colore grigio. La pancia è un po' bianca, però non è un certosino in realtà. Diciamo che è un gatto europeo, come mia mamma pensa. Da quanto tempo ce l'hai? Ce l'ho da 6 anni e mezzo abbondanti. Quanti anni ha? Da quel tempo, 6 anni e mezzo anche lei abbondanti, perché come ben sapete gli animali non li fanno adottare prima del compimento del terzo mese, quindi l'abbiamo presa e aveva già 3 mesi, quindi era anche piccola, quindi più o meno 7 anni, meno di 7 anni sicuramente, però siamo lì. Come l'hai avuta? L'abbiamo comprata da un'associazione che si occupa appunto degli animali in difficoltà, che si chiama EMPA. Non so se esista, non so se c'è ancora, comunque è vicino alla mia città, in Toscana, Arezzo, la provincia d'Arezzo, per chi lo volesse sapere. E niente, l'abbiamo comprata. Ah, guarda, mi sta proprio fissando perché si sente osservata. Andiamo avanti. Qualche strana caratteristica del modo di fare del carattere. Ok, a parte questo, che ha sempre questi. Ha sempre questi occhi fissi su qualcosa. È un gatto che vuole sempre stare per i fatti suoi. Al massimo vuole qualche carezzina. Poche volte vuole un po' d'attenzione. A volte dei gattini, ma poco. Cioè, non è come un cane che devi sempre starci dietro come se fosse un bambino piccolo. I gatti sono un po' più autoritari. Lei non vuole neanche stare in braccio perché continua sempre a miagolare. Lei miagola per tutto, quando vuole mangiare, quando vuole bere, quando vuole uscire soprattutto. E insomma questo. Quali momenti passati con lei che preferisci? Ecco, parto subito dal fatto di dire che quando l'abbiamo portata a casa e l'abbiamo messa nella cuccia che si era appena comprato, ci siamo distratti per un secondo e lei non c'era più. Visto che si era lasciata la porta mezza aperta, credini noi, si pensava che fosse stata scappata. Che fosse scappata e quindi tutti a dire siamo irresponsabili, neanche un'ora è rimasta con noi. Quindi dopo 2 ore abbiamo scoperto che si era nascosta nel ripostiglio accanto, cioè proprio, e anche lì era la porta aperta, quindi è stato un sollievo sapere che non è scappata subito da noi. Era semplicemente spaventata, era anche piccola, aveva solo 3 mesi, e appunto all'EMPA c'era anche sua madre che la stava insieme a lei, quindi è stata, non so, è stata diciamo un'esperienza traumatica, diciamo, per lei. Penultima domanda, quali sono i nickname che le hai dato? Vabbè, si chiama Dolly, non è che ci sono un sacco di nickname, si chiama Micio oppure Gatta, così normale, non è che. Lasciamo stare, andiamo. Parole che riconosce. Non so cos'è che riconosce, vediamo un po'. Dolly? Dolly? Vabbè, adesso sta dormendo, però a volte quando si chiama il suo nome, a volte lei si gira. Vabbè, quando sente dei rumori forti, quando qualcuno urla, a volte le risponde dicendo miau, a volte, non sempre, a volte non ci considera mai, però diciamo di sì. Bene, ce l'ho fatta a finire questo video, spero che il video vi sia piaciuto e se volete qualche richiesta da farmi, scrivete nell'info box. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Vuoi salutare anche te, Dolly? No? Mamma mia. Mamma mia, non vuole salutare. Vabbè. Ciao, al prossimo video, dai.